siamo qui a ricordare esseri umani assassinati. Può essere anche una giornata di morte, purché ci siano parole chiare e atti incisivi. Parole chiare e atti incisivi. Dietro l'assassinio c'è una cultura che è cresciuta, che Lorenzo, è stata alimentata e coltivata. C'è un l'iPod perché mi razzismo aggressivo, le mani, no? Però c'è un razzismo anche quotidiano, c'è un razzismo istituzionale. Un razzismo istituzionale che pensa alle persone immigrate come forza lavoro, utile e necessario. Però non persone cui concede i diritti essenziali. Il razzismo è cresciuto, alimentato, ma è cresciuto anche perché oltre a chi lo ha coltivato, molti, troppi, per timidezza, per viltà, non hanno combattuto una cultura che avvelenava tutti. Non c'è stata una presa di posizione mai in forze politiche, anche importanti e democratiche, per combattere il razzismo. Le persone immigrate si accettano e si tolgono se sono invisibili e silenziosi. C'è una parola che nessuno azzarda a comunicare, a dire diritti. Diritti. E la convivenza è convivenza solo fra persone, esseri umani, cui diamo e riconosciamo parità di doveri e di diritti. Questo non accade, e non accade anche in Trentino. Quando ci sono stati problemi anche grossi, e in Trentino, guardate, ci sono norme che prevedono esclusione e discriminazione, inaccettabili, nessuno ha mai detto nulla. Sono norme approvate in Consiglio Provinciale, sono norme che escludono ed umiliano, che passano continuamente sotto la ignavia, la timidezza, la viltà di tanti. Allora io chiedo, che una giornata come questa ha senso se da qui parte un presidio quotidiano che faccia cultura politica, azioni incisive e coerenti, che non concedano più a nessuno di offendere, umiliare, che non è un folklore, è violenza anche quella, che non accetti più che in Consiglio continuano a essere approvate norme che escludono. Allora si costruirà una lotta incisiva e vera e si aprirà forse una prospettiva di una nuova e grande speranza, altrimenti anche incontrarsi oggi purtroppo continuerà a essere inutile e non lo vogliamo.